Agri, bello... Agri, te durante spacchettamenti importanti eri la condanna degli altri streamers. Ah! Hai visto Sano? C'ha 25 capu, eh? E la c'ha. Proprio 25 capu c'ha, ma incredibile! Sano. Ho detto mille volte, ho detto che palle, cioè non ha, cioè se dici io sto, dici faccio numeroni, ok? Sto dici quella c'era quella stream e dici che stai facendo numeri importanti. Perché cazzo andare da uno di io voi? Io ti dico la verità. A scrivere guarda Zano, che cazzo gliene deve fregare? Però no, sì, è un discorso sì, che ma la gente non vuole proprio mai. Sarebbe molto meglio, e sono sempre stato dell'avviso che non ho mai capito perché non l'hanno fatto, perché il numero degli spettatori sarebbe opportuno, sì, sì, che o vede solo veda solamente quello che sta streamando. Makerebbe un senso. Non vedo l'hanno per fatto. Quale motivo una persona che guarda deve essere interessata da quanta gente sta guardando te. Ciro, cosa ne pensi? Ovviamente è stato. Sì, vabbè, no, togli la fetta di chi sta. Parlaci, Ciro, parlaci, sì, cosa ne pensi? Scusami. L'altro giorno, quando abbiamo fatto il gioco della papera, quando era mercoledì, comunque c'erano 5.000 persone a guardarsi il gioco della papera. Cioè. No, non è vero. Dai, una cazzata. Non sta a portare FIFA. No. Te li sei pesciati, a bello. Io invece sono passato su Twitch perché avevo fatto un video contro Twitch e quindi poi volevo triggerare le persone, quindi ho detto dai, andiamo su Twitch. C'è stata una bella idea. No, io perché tu no, quel video di Gianmarco avevo no. Ma qua sto a lavorare. No, non me ne frega un cazzo, perché tu prima di fare le azioni devi ragionare e pensare al fatto che non le persone dovrebbero sapere. Io lo sapevo che una cosa non potesse essere rivolta a noi, ma le persone che guardano lo sai che non capiscono un cazzo, quindi tu lo sai che avrebbero rotto i coglioni a noi. E qui subentra il ma Giamma, infatti potevi almeno chiedere delle scuse, Giamma. E io l'ho pure detto, io appena sono arrivato su Twitch, poi anche su YouTube, io l'ho detto, sì, l'unico mio errore è stato non fare i nomi di quelli che secondo me non pensavo. Ho detto pure a voi, perché io continuo a dire che quel cazzo di video non c'è niente di male dentro. Comunque io comunque ad esempio non sapevo quanto si faceva su Twitch. Io non avevo idea dei guadagni su Twitch. Ah sì, io non potevo fare più niente. Cioè io tanto che studiavo non c'avevo voglia. Campavo che mi ero portato il monitor con cui stream, me lo ero portato davanti al letto. Io ero sul letto a guardare Netflix. Le prime stream infatti erano dal letto sdraiato col monitor davanti. Ah, lo sai che ho messo ieri Kingdom Hearts in Omega Lul? Sì, lo so, me l'hanno detto. Te un buffone, sei. Topolino, okay. Qua. Pazza. Vogliamo una tittina. E la tittina, io ci devo fare un colloquio con questa povera. Sì, la facciamo entrare nella stanza di TS. Vai, fagli una torta a sta ragazza, dai! Che bella torta gigante! Facciamo il colloquio su TS. No. Facciamo il colloquio su TS. Fatti cazzi tua, direttamente. Continua così. Ma perché? No! Ma ti fa un male, puttane. Però sono belli gli struzzi, sì. Belli. Sembrano Zano, sembra. Per questo ti piace. Ovviamente, no, guarda. Io la camera è fatta la bocca. Dove va? Non so perché. No. Lo struzzi. Mi disgusta. Beh, Orochimaru, vade retro. Madre di Dio. T'ho tutto Zano way today. A Silvestre. Che sei te, Mazzo? Biondo cenere. Insomma, il fazzone vorrebbe dire un qualcosa. Vabbè, quando stavano ero biondo cenere. Il fazzone domandina? Ma che colore è biondo cenere? Che domandina? Pure io sono rosso. Non di cazzate, ma non di cazzate. Anzi, lo dico con la maiuscola. Dillo. Meme di Mister Robot. Domandina? Domandina? Non ce n'ho più. Ma cenere come? Non ho veramente più domandina. Pescano una a caso. Pure quello off stream me lo dici. Ma non mi si è chiusa la live. So io che ho levato lo schermo, era tutto nero. Il disco sta andando down. Vediamo un po'. Insomma, finisce qui. Non nello spazio infinito. Come fuori dalla nave, raga. L'ha distrutto il tizio con me. L'abbiamo disallenato, raga. Ragazzi, l'abbiamo distrutto. Come ci sei finito oggi? Io ero qua con un altro player che ho aiutato. Stavano fightando due tizi. Ma raga, è arrivato il momento di Gabbo dove si addobbava, sicuro. Fa un po' male. Ma è ancora vivo? Fa un po' male live. Ragazzi, okay. Non mi dà problemi di encoding e niente.
L'ho finito, raga. Sto male. Cosa hai combinato, G? Diccelo che abbiamo già capito più o meno. Ho fatto l'ejection. No. No. Ha fatto la delugiocata, raga. Il delugiocata. Ma raga, fratello, sono di nuovo nel mio letto. Ma quanto ci metto a tornarla? Ma l'ejection l'hai fatta dove? Da dentro o da appena fuori? Appena sono entrato nella navicella. Hai fatto la stessa cosa che ho fatto io, fra... A few moments later. Gabbo, dovresti farlo dalla lobby la richiesta amicizia, perché almeno così ti riesco a fare partire. No, raga, ho ascoltato il consiglio di uno, mi ha fatto ejection. Sei un b***o. No, raga, invidiamolo e l'andiamo a riprendere. Sono in mezzo allo spazio. Ragazzi, non la può più riprendere dopo l'ejection. Eh no, è vero. Ah, è no. Vero, è vero, perché anch'io mi sono iettato per di tutto. Sì, la lasciamo. Le navi sono entrambe fermi, la mia è anche spenta. Gamba, la mia no. Incubiamo io una nave. Ah, balla spegni. Engine off devo fare. Ok, dove sei? Gamba dietro di te, gamba sono, dietro di te. Sono al pilotaggio. No, Gio, guarda sopra. Non posso guardare solo sopra. Ma... Raga, mi sono messo a letto. Ma stai fermo, non voglio dormire. Pazzi. Alza. Hai mal di pancia? Ragazzi, ma che cazzo fai? Non lo so. Che problemi hai? A destra, devi guardare a destra. A destra stanno le uscite. Giorgio, ti sto facendo. Che cazzo fai? Io sto rimbalzando sulla nave nemmeno. Basta, fammi dormire. Devi guardare. No, ho sbagliato, ho dormito fermo. Anch'io. No, devi... Allora, Gabbo. Ascoltate, per uscire. Io mi sto guardando dal parabrezza, è bellissimo. Ma guarda quell'altro. Aiuto, come si esce? La pistola buggata. Sì, sto svenendo, vedo bianco. Oh, porca puttana. Le luci, ma ragazzi. Che hai fatto? Ma sono svenuto male. No, bro. Ragazzi, sei diventato... Cos'è, l'Harlem Shake stai facendo? Sono diventato parte della nave. Ragazzi, sì, hai fatto l'Harlem Shake. Ti. No, aspetta, no, non liberarlo, bisogna... ucciderlo, penso. E come si fa? Il 4101? Gli tiriamo una smidragliata? Ma non puoi, aspetta. Magari si può, cazzo. Oh! Bello. No. Vedo un cadavere, guys. Hai ucciso tutti. Perché hai ucciso? Edelo è morto. Che è successo? Brother 7K sta arrivando, brother, scappa! Dove cazzo devo andare? No, sta girando su se stessa. Sto sparando nel vuoto. Ah, bro, ma sta girando da sola sta caccata di roba. Tieni premuto Y, veloce. Tieni premuto Y, no. Veloce. No, sto fermo, se no finisci in prigione, va. Sto fermo, basta. Possiamo provare. Vai, proviamo. Mindset. Io sono già calibrato, Vai. Perché se non sei in gruppo con gli altri. Vado. Proviamo. Commodoro, siamo schiantati, Commodoro. Captain Luke! No, ci siamo avvicinati di poco. Perché bestemmi? Perché sono nato in un contesto in cui la bestemmia è sdoganata e quindi è inserita all'interno del gergo colloquiale, senza dar troppo peso a il significato in sé. Ma più che altro usata ed utilizzata per punteggiatura, esprimere il proprio sentimento, eccetera, eccetera. Questo devo farlo da in piedi perché mi sono rotto il cazzo. Io! Mi vedi? Mi inquadri? Masseo. Ho un canale YouTube da quasi 600.000 iscritti. Okay. Se mi installo quella madonna di Adblock per non vedere le pubblicità, posso? C'è il rischio! Che mi bannino su YouTube, perché c'è questo rischio dal 10 di dicembre, hanno messo questa cosa qua, che se c'è il rischio che se tu usi Adblock ti possono bannare su YouTube. Chiaro, quindi questa sarà l'ultima volta
non installa D-Block. Insomma, but you must keep going. Stick it out.